In questo video ti mostro i miei materiali preferiti per dipingere con i colori acrilici. Nei commenti trovi un link per scaricare il PDF con la lista del materiale. Sono Paola Fabbri e sono una formatrice, una facilitatrice e una coach di creatività. Colori acrilici. I miei colori acrilici preferiti, almeno in Italia, sono quelli della My Mary. Io di solito compro dei tubetti da 200 ml, ma ci sono anche dei tubetti più piccoli da 75 ml. Normalmente, almeno quando si comincia a dipingere, i colori primari sono sufficienti, cioè il magenta, il blu primario, il giallo primario, il bianco e il nero. Con questi 5 colori si possono fare praticamente tutti gli altri colori. Altri colori che si possono trovare sono o della Amsterdam o della Winsor & Newton, oppure sempre dello stesso tipo ci sono i Polycolor, che sono sempre della My Mary, oppure un altro tipo di colore che uso sono gli Easy della Multicolor. I colori possono essere o completamente coprenti oppure parzialmente coprenti e quindi un po' più trasparenti oppure molto trasparenti. Questo di solito è indicato con questa dicitura, che è questo quadratino. Se è completamente pieno significa che il colore è coprente, se invece il quadratino è a metà significa che il colore è parzialmente coprente, quindi un po' più trasparente. Ci sono anche dei casi in cui il quadratino è completamente trasparente e quindi quello significa che il colore è molto più trasparente. Un'altra marca di colori acrilici è la Golden, che fa dei colori bellissimi, di grande brillantezza e con dei pigmenti molto belli. Sono più costosi. In questo caso io qua ho degli acrilici fluidi della Golden, ma ci sono anche naturalmente più solidi e anche molto liquidi. Ci sono heavy fluid, highly fluid, heavy body e fluidi. Altro tipo di colore che amo moltissimo, che uso moltissimo, sono gli inchiostri acrilici, e anche qua ce ne sono di diversi tipi. Io li trovo o della Liquitex o della Deleroni o di Amsterdam. In Italia si fa molta fatica a trovare gli acrilici della Deleroni, che però sono veramente i miei preferiti perché hanno una brillantezza e una luminosità del colore che è molto superiore agli altri. Quindi se riuscite a trovare anche solamente qualche acrilico della Deleroni, ve li consiglio vivamente. Gli acriliti da Liquitex sono anche questi brillanti, e poi direi che la mia terza scelta sono gli acrilici dell'Amsterdam. Dipende però sempre dal colore, dal pigmento, perché ci sono per esempio dei colori che amo molto nella linea della Liquitex e meno nella linea della Deleroni, quindi bisogna un po' provare e sperimentare. Comunque fondamentalmente io uso questi tre tipi di inchiostri acrilici. Per quanto riguarda i pennelli, io tendo ad usare dei pennelli che non sono troppo costosi, quindi ad esempio questi pennelli tipo Bristo, che sono veramente molto molto economici, li uso molto spesso, ce ne sono di diversi tipi. E diciamo che in generale quello che ha importanza è che uso una selezione di pennelli di diversa grandezza, quindi questo pennello per esempio lo uso quando con gli inchiostri acrilici, e questo è un 30, questo che è un pennello piatto che è grande tipo un pollice, e poi ce ne sono di più, invece di più piccoli e di, insomma, di varie dimensioni, sempre piatti, e poi uso di quelli a punta tonda, anche questi un mix di pennelli più grossi e più piccoli. Anche qua le marche dipende, non sempre molto costose, generalmente per olio e per acrilico. E ora qui per caso ho una varietà di pennelli sia della Da Vinci che della Deleroni, ma diciamo che non sono molto precisa nell'utilizzare sempre la stessa marca di pennelli.
E comunque, siccome non sono particolarmente attenta a pulirli e precisa nella pulizia dei pennelli, tendo ad utilizzare dei pennelli che non sono estremamente costosi. Un'altra cosa che utilizzo sono queste palettine di spugna che utilizzo come pennelli. Con queste si fanno dei segni molto molto interessanti e sono molto divertenti da utilizzare con gli acrilici. Molto spesso uso degli stencil per i miei dipinti e ne uso veramente di vario tipo. Questi sono alcuni con forme naturali, altri invece hanno delle forme tipo mandala o della geometria sacra. E poi ho questi che sono i miei favoriti, che sono Art Wall Symbols, sono prodotti da Whitney Freya, sono assolutamente meravigliosi. Sono 5 stencil, ognuno con un simbolo sacro diverso e hanno tutti ognuno ha un significato particolare. Sono veramente stupendi. Vi metto il link sia per questi che anche per quelli di Artist Seller nel PDF scaricabile. Altra cosa che utilizzo è qualsiasi cosa con la quale posso fare dei segni interessanti sulla tela, quindi dei tappi di bottiglia che posso utilizzare come stampino per fare dei cerchi, delle carte vecchie con cui posso stendere il colore o anche semplicemente fare dei segni, dei bastoncini di bambù, dei legnetti e degli strumenti che mi servono per graffiare il colore, questa palettina che è fatta apposta per stendere il colore acrilico, che lascia dei segni molto interessanti sulla tela. E poi naturalmente ci sono delle cose tipo la plastica da cucina, la carta con le bolle, il multiball, che anche questo lascia dei segni molto interessanti, e in sostanza tutto quello che posso trovare che potrebbe essere utilizzato in maniera creativa per lasciare dei segni. E tra le cose che utilizzo ci sono naturalmente anche i materiali naturali, quindi delle foglie, dei rametti, dei semi. Qualsiasi cosa che la mia fantasia mi suggerisce di utilizzare per lasciare dei segni interessanti e diversi sulla tela. Altro materiale che spesso utilizzo sono i carboncini, quindi delle matite a carboncino per lasciare dei segni sulla tela, oppure proprio dei carboncini più spessi, anche qua di diverso tipo e di varie marche, non necessariamente di una marca. E poi ci sono le penne a gel che utilizzo abbastanza spesso, in particolare quella bianca e quella nera, e poi anche dei pennarelli, dei marker tipo Uniposca. Questi non sono Uniposca, ma sono sostanzialmente fatti nello stesso modo, di colori diversi. Spero che ti sia stato utile, ricordati di scaricare il PDF gratuito con tutta la lista del materiale e dove puoi trovarli e trovi il link in commenti.